Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuovissima ricetta con Super G, che sono sempre io. Oggi siamo qui per preparare una torta super super speciale, per me ovviamente, e spero che in realtà lo possa essere anche per voi, perché è la torta per il compleanno di mia nonna, che oggi fa 91 anni. Quindi oggi voglio preparare per lei una cheesecake al torroncino. Tutti gli ingredienti che ci servono per fare questa torta sono gocce di cioccolato, che sono in realtà un po' extra, però va bene. Poi ci servirà il mascarpone, la ricotta, la panna fresca, gelatina in fogli o colla di pesce, torrone, ovviamente, i classici biscotti o frullini e il burro. Quindi iniziamo subito. Come prima cosa in assoluto vado a ammollare la gelatina all'interno dell'acqua fredda, mi raccomando, perché ci deve stare per almeno 10 minuti. Ci serve successivamente per fare la crema sopra e ora andremo a fare la base, però almeno ha tempo di ammorbidirsi. Quindi prendiamo i nostri 12 grammi di gelatina in fogli, quindi sono praticamente tutti i fogli che trovate in una confezione, sono 5, e li andiamo a mettere nell'acqua. Fredda, mi raccomando. Lasciamo per 10 minuti e poi li andremo a strizzare. Il primo passaggio è quello di andare a tagliare il torrone. Servirebbe un torrone bianco, io ho questo con le nocciole e quindi direi che è perfetto. Lo andiamo piano piano a fare a pezzetti. Voilà, in questo modo, non troppo piccoli e non troppo grandi. E ce ne servono in totale 250 grammi. Finalmente abbiamo tagliato tutto il torrone. Io, solo per vostra informazione, sto utilizzando il Pruneddu, che è un torrone sardo veramente buonissimo a base di miele, cioè secondo me è uno dei torroni più buoni che consigliamo. Esatto, che ci siano in circolazione. Ah, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e fatemi sapere voi di solito che torrone utilizzate per le preparazioni dei dolci. Noi andiamo a metterlo nel frattempo all'interno del bimby, 250 grammi abbiamo detto. A pezzi, così non andiamo a rovinare il nostro bimby. Messo tutto all'interno, posizioniamo il coperchio e il misurino e avviamo per 10 secondi a velocità 10. Questo è il risultato e semplicemente ora lo dobbiamo andare a mettere in una ciotolina e lo teniamo da parte, quindi lo togliamo tutto. Passiamo ora ai biscotti. Io utilizzo come al solito i classici digestive, chiamateli come volete, ma potete utilizzare anche tranquillamente dei classici frullini. Ce ne servono 200 grammi, quindi noi semplicemente andiamo a fare la tara e spezzettandoli li mettiamo all'interno del boccale. Quindi per un totale di 250 grammi. 200 grammi. 200. Esatto. Comunque trovate tutto in descrizione. Esatto, come al solito sotto trovate tutto. E questa è la ricetta, solitamente gli ingredienti per 12 porzioni. 12 porzioni, bravissimo, con uno stampo da 24. Messi tutti i biscotti nel boccale, chiudiamo e avviamo per 10 secondi, velocità 7. Ed ecco qui il risultato. Ora abbassiamo tutto il contenuto, cioè lo mettiamo tutto sul fondo con la nostra spatola e proseguiamo aggiungendo il burro, 100 grammi a pezzi. Andiamo con i nostri 100 grammi di burro tagliato a pezzetti. Ce ne serve ancora un po' e ora lo aggiungiamo. Burro aggiunto, il mancante ovviamente. Adesso andiamo con 20 grammi del torrone che abbiamo polverizzato, sono circa 2 cucchiai. Ok, abbondiamo un pochettino perché ne avevo fatto di più. Perfetto. E posizioniamo il nostro coperchio col misurino e avviamo per 2 minuti, 50 gradi, velocità 2. Rivestiamo la base della nostra tortiera con della carta forno, quindi io vado semplicemente a tagliare, ho tolto la base aprendola, vado poi a incastrarla e a chiuderla. In questo modo io ho la base ricoperta e senza tutte le grinze che altrimenti mi rovinerebbero poi il bel tondo della torta. Possiamo anche andare a togliere l'eccesso, che così non ci dà alcun fastidio. Ecco qua il risultato del mix. Esatto, e al posto di utilizzare della carta forno per i bordi, ovviamente se avete l'acetato potete utilizzare l'acetato, io non ce l'ho, vado con la carta del burro che ho finito a imburrarla per far sì che non si appiccichi poi in futuro la crema che andremo ad utilizzare. Non si butta via niente.
È sempre un trucchetto ottimo quando finite il burro sfruttarlo in questo modo. Ok, i bordi sono sporcati con il burro e possiamo andare a mettere il nostro composto, la nostra base, sulla base effettiva della tortiera. È un profumo, raga, pazzesco, ovviamente, eh sì. Perché è un mix letale. Biscotti, torrone, burro. E miele, perché questo è il torrone al miele, esatto. È top. Eh sì. Quindi adesso lo mettiamo giustamente e lo livelliamo. Base, e lo livelliamo piano piano. Con un po' di pazienza livelliamo tutta la base. Io ho utilizzato una Marisa, ma potete utilizzare anche il dorso di un cucchiaio, quello che vi viene più comodo. Io solitamente utilizzo questa. Il fondo più del dorso. Cos'è il dorso del cucchiaio? Il dorso del cucchiaio, la parte cucchiaio, pensavo concava. Bicchiere. No. Vabbè, anche bicchiere in realtà, no? Anche un bicchiere, sì, assolutamente. Magari utilizzate carta forno, che così non vi si appiccica nulla. E ora che abbiamo concluso questa operazione, lasciamola riposare 15 minuti in frigorifero e nel frattempo noi prepariamo la crema. Boccale pulito, partiamo con la nostra crema. Partiamo dalla panna e ce ne servono 50 grammi, ovviamente panna fresca. E via. Sono passati 10 minuti, anche abbondanti, per la nostra gelatina. Come vedete, i nostri fogli sono qui. Guardateli qua che belli. La strizziamo dall'eccesso di acqua e la andiamo ad aggiungere all'interno del boccale insieme alla panna. Misurino posizionato, abbiamo per 3 minuti 70 gradi, velocità 3. Ci siamo! La nostra colla di pesce e la panna si sono sciolte, si sono amalgamate e ora non ci resta che aggiungere la ricotta scolata dal siero. Io ho acquistato questa apposta che ha il suo cestino, così il siero già gocciolava. Aggiungiamo 250 grammi, questa è 330, quindi ne avanzerà qualcosina, e 250 grammi anche del nostro amato mascarpone. Voilà. Proseguiamo ora con altri 150 grammi di panna. Ne abbiamo usati prima 50, ora altri 150. Perché prima li abbiamo utilizzati per sciogliere la gelatina. Panna messa, posizioniamo il nostro misurino, 30 secondi, velocità 3. Ecco qui la nostra crema senza ancora il torrone, che andiamo subito ad aggiungere. Dovrebbero essere circa 230 grammi, probabilmente sarà qualcosa in più perché ne avevo tritato un pochettino di più, che nel frattempo si è compattato, aiuto. Ok, no, ce la facciamo. E sempre in questo passaggio, ma è una cosa opzionale, quindi potete scegliere se farlo oppure no, potete andare ad aggiungere anche delle gocce di cioccolato fondente, cosa che ovviamente io farò. Come vi dicevo, aggiungiamo anche qualche goccina di cioccolato fondente, giusto per decorare. Posizioniamo poi il misurino, cioè boccale, coperchio e misurino, e avviamo 30 secondi, velocità 5. Solo perché siete voi vi faccio vedere questa spettacolarità. Raga, è uscita una crema veramente spaziale. Bellissima. Non mangerei solo con... E soprattutto c'è un profumo veramente incredibile. Quindi ora riprendiamo la nostra base, non perdiamoci in chiacchiere, e andiamo a mettere la crema al di sopra della base. Eccoci qua, siamo pronti. Il momento più catartico sempre di tutti. Facciamo scendere tutta la nostra crema sopra la base di biscotto, ovviamente. Aiutiamoci con la spatola, poi tanto andiamo a livellarla, quindi livelliamola un po', altrimenti facciamo danni. Che momento catartico. Silenzio. Tomba. Abbiamo livellato tutta la crema, ora andiamo a coprirla con la pellicola trasparente e ci vediamo tra 5 ore per il risultato, 4-5 ore per il risultato effettivo, mi raccomando, in frigorifero. Allora, sono passate circa 5 ore da quando abbiamo messo la nostra torta in frigo, era con la pellicola, io ovviamente l'ho tolta per vedere com'era, e andiamola ad aprire, quindi facciamo la prova del... 9. Ok, ce l'abbiamo fatta senza fare danni. Perfetto, e questa è la nostra torta. Parte. Esatto, come è venuta. E ora l'obiettivo è quello di muoverla su questo vassoio e togliere la carta forno, ovviamente. Vediamo se riesco a fare danni. Ok, una cosa l'ho fatta. Opla. E ora per togliere la carta forno, però
mi aiuto con una spatola. Ci siamo riusciti. Siamo riusciti sia a spostarla dalla teglia, diciamo, che togliere la carta forno. Con un piccolo aiuto con due spatole l'abbiamo praticamente un pochettino sollevata e mossa sul vassoio. Ora andiamo a decorarla. In realtà voglio fare una decorazione molto molto semplice, senza cioccolati, senza cose, cioè in realtà senza le scritte in cioccolato né nulla. Mettiamo solo qualche pezzettino di torrone sopra, giusto per magari in un angolino decorare, magari un paio di cioccolatini. Vediamo cosa combinare. Per decorare ho deciso, ho provato con i cioccolatini, cose non mi piacevano, ho semplicemente messo tre pezzettini di torroncino, non mi fa impazzire, devo essere sincera, però va bene così, non ho tempo di fare altro, non ho tempo di fare scritte, va benissimo così, sarà super buona lo stesso, quindi ora impacchettiamola e la assaggeremo stasera. Lasciatemi un commento e io vi aspetto in un altro video. Ciao!